So it is a duty and privilege for us to be here today. What is special? That this is a convent that's just been opened today for us. This was a convent that was built, what is it, 14th century. And it was a place, nothing was here, just this convent where the monks were trying to make capture going forward after the invasion of people from the rest of the world. And the reason why I decided to make this retreat here as a first day was because we really like making a kind of a spirit of research growing up. So now we were, I hope everyone has the program. And then it is important to know that there will be introductions, 10 minutes from the mayor of Pucara, and we take the opportunity to say thank you for the meeting. And then also from the director of the hospital that is here, also 5 minutes of greetings. Then we will start the sessions. I have to ask a fellow old speakers, if it's possible, maintain 12 minutes talk. It was supposed to be 15, but if you can do 12, 13, we will have 2 minutes questions. Is that possible? Yes. Thank you very much. This will make our meeting really fruitful, because we have a very busy day that is inside the convent, outside the convent, a lot of really amazing things are coming. So we made for a very long science day. So, and also I will ask the two chairmen, Pietro, close the time in time. So I will ask Dr. Aldo Longo, Mayor of Pucara, to say some word and also to express something about this beautiful village. Please. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Pucara. Possono essere
per garantire un futuro e uno sviluppo alle nostre aree. Tanto è vero che questo convegno, grazie all'interesse rete, all'impegno del professor Bisoma, ha tratta due temi molto importanti. Da una parte la nostra sessione scientifica, dove si parte dall'osservazione proprio dei volti di questi centenari, della presenza di questi centenari, ne capiremo poi, capiremo appunto alcune importanti evoluzioni degli studi che sono stati fatti. Nella seconda parte, partendo proprio dalla presenza di questi centenari sul nostro territorio, ci sarà un importante confronto tra le istituzioni del nostro territorio, i sindaci, ma anche rappresentanti della Regione e del Senato della Repubblica, su quello che è un tema fondamentale che noi avvertiamo su questo territorio, che è una migliore organizzazione della sanità, del sistema sanitario nelle aree rurali. Io ripeto, voglio ancora ringraziare tutti quanti voi, le vostre università e il professor Bisoma per questa grande attenzione che state dando al nostro territorio, nella speranza che la nostra collaborazione possa durare a lungo. Da parte nostra, caro professore, noi ce la metteremo tutta come amministratore, qui è con noi anche il direttore sanitario del più grosso ospedale della nostra terra, il dottore De Vita, che tra l'altro è anche sindaco di un comune qui vicino, per cui noi ce la metteremo tutta per far sì che questo territorio, partendo da quelli che sono i vostri studi, possa tracciare un percorso di migliore sanità e di sviluppo dell'intero territorio. Io mi fermo qui e voglio solo dire un'ultima cosa, che alla fine poi della prima parte verrà consegnato a ognuno di noi un libro che con GAL abbiamo prodotto e che porterete diciamo anche come ricordo di questa giornata. Grazie. Questa realtà nel Cilento, nella Svezia,
ma si invecchia anche in, diciamo, in maniera ottimale, si invecchia bene. E questo è il motivo di tanti privilegi che ci sono. Questo, la motivazione viene per quello che da lontano è sicuramente basata su quello che è stato la nostra, il nostro vivere nel passato, la cultura, che è legata anche alle condizioni socio-economiche culturali del passato, che hanno dato vita a quella che era stata la via del Mediterraneo, che rappresenta e include un po' tutto la mentalità e il modo di vivere. Dicevo, questa è una grande ricchezza e presenta anche delle grandi contraddizioni per chi vive in questa realtà. Chi vive nella realtà della dieta mediterranea, però è in linea per quanto riguarda la patologia, soprattutto quella oncologica, con quelli che sono gli standard anche di altre realtà. Quindi questa è un po' una contraddizione che va chiarita per bene, e il poter recuperare queste criticità significherebbe dare un modello di vita migliore, con un'aspettativa di vita più lunga, ed essere utile un poco oltre a questo, ma anche a quello che è un altro problema che oggi le economie non solo del nostro paese ma mondiale presentano, che è quello che la realtà e le politiche economiche sanitarie sono conto di quello che è le risorse economiche dei paesi. Mette in essere anche un altro problema della nostra fragilità, che è quello di poter operare, di poter avere un sistema sanitario equo rispetto ad altre realtà, di fare in modo che chi vive nelle nostre realtà possa avere la stessa possibilità di essere curato, le stesse possibilità di essere trattato, di essere soccorso in momenti di emergenza. E purtroppo questi livelli ci si sta lavorando, però ancora non riusciamo, proprio perché c'è una congiuntura negativa, che è quella della crisi economica, delle risorse a disposizione scarse, che dovrebbero superare delle difficoltà di dietro, come che sono legate alla nostra caratteristica territoriale. Noi siamo una realtà molto estesa, ma che ha delle grandi difficoltà di collegamento. Quindi sappiamo come nella strategia sanitaria i tempi di assistenza, di percorrenza, affinché un paziente critico possa raggiungere un ospedale o un centro appropriato, sia fondamentale. Questo è il grande problema che sta interessando un po' la strategia sanitaria delle nostre realtà. Il nostro ospedale, pur essendo un terzo livello, essendo inserito in tutte le reti importanti per garantire l'assistenza appropriata, però vive di queste difficoltà. Oggi abbiamo addirittura una difficoltà grandissima che è legata alla poca capacità di reperire personale sanitario, personale medico, ma che interessa di riflesso, in realtà, ma che fra poco credo interesserà un po', si estenderà anche a loro, un po' di più su tutta la realtà sanitaria regionale, penso anche nazionale, perché questo è un problema che viene da lontano, da una gestione, credo io, sbagliata di quello che è stato l'università e la possibilità di storia di medicina, da come viene gestita le specializzazioni e da altre cose, che poi finisce di riflettersi nelle realtà di quale è la risposta. Siamo dei sindaci, sono anche un sindaco, il nostro sforzo è quello di impegnarci a far sì che questi problemi possano essere superati, affinché le risorse possano essere adeguate anche al miglioramento di quello che è un sistema sanitario adeguato alle nostre realtà. Si sta lavorando a questo, e quindi sicuramente avremo qualche altro anno di difficoltà, ma credo che nel prossimo vedremo le condizioni possono sicuramente migliorare, ma perché sono così francesi? Perché intanto noi la nostra sanità ha visto che
in essere quell'apparato necessario, quelle strategie necessarie affinché un paziente oncologico o un infarto o una schemia possa avere la stessa risposta anche in questo territorio. Oggi non ci riusciamo, però siamo già strutturati per poterci riuscire. Bisogna risolvere solo alcuni problemi che si mostrano. Io non vado oltre, ti ringrazio nuovamente per tutto il tuo lavoro che voi dedicherete per quanto riguarda, e che sarete stata per noi utile e importantissimo anche per la situazione e per la scelta di tutti e anche di strategia sanitaria. Grazie. My friends, I really appreciate it. Thank you, Dr.
The results of blood tests in the elderly.
and new treatments have reduced the risk of cardiovascular disease by an impressive 25% to 30% since the 1960s and 1970s. However, cardiovascular disease remains a major cause of disability and death in the especially Western world, and new strategies to lower the larger residual risk of cardiovascular disease are needed. And atherosclerosis is driven not just by dyslipidemia, but also by inflammation, as you all know. And inflammation has a role in atherosclerosis. And the recent CANTO study provided clinical data showing that inflammation is an important driver of atherosclerotic cardiovascular disease. And targeting inflammation with an antibody against interleukin beta led to a lower instance of recurrent cardiovascular events than placebo. And there is an increased presence of immune cells and inflammatory mediators in the atherosclerotic plaque, arterial wall, and lymphoid tissues, as well as in the circulation. The systemic pro-inflammatory condition in cardiovascular disease originate at an early stage of hematopoiesis in the hematopoietic stem cell and progenitor cells. And a direct link between dyslipidemia and hematopoietic stem and progenitor cell activation has been reported. And hypercholesterolemia causes hematopoietic stem and progenitor cells to proliferate, leading to leukocytosis and atherosclerosis in both animal models. Più locale o regionale, ma addirittura oggi ha un respiro mondiale, lo dimostrano tutte le persone, lo spessore, tutte le persone che sono qui oggi e che sono veramente in rappresentanza di tutto il mondo. Per questo dobbiamo ringraziare chi ha ideato questo studio, chi lo ha sostenuto veramente, in particolare il professor Salvatore Di Somma con il suo staff della Sapienza di Roma. Io passo la parola al mio coordinatore e ecco, vi prego se è possibile prendere posto così possiamo cominciare. Grazie. Good afternoon and good morning. My name is Ted Chan. I'm assisting Professor DeGregorio on this section. I'm a professor in charge of emergency medicine at UC San Diego. And a reminder to our speakers, we will be limiting the time because Sal says he wants lunch at 1 o'clock. Understood. Hello everyone. My name is Thomas Svensson. And we're going to present medical perspectives. So we are both medical doctors, but we are working for the Department of Bioengineering at the University of Tokyo. And Akiko's also my wife. And the reason she sat down is because we're expecting the bambino. So you'll be speaking sitting down. So the target group is metabolic syndrome, especially related
So we gather information on the health. Some of you might not be familiar with Lebanon, but it is a small country on the east coast of the Mediterranean. I'm a nephrologist, so I take care of patients with kidney disease. And it happens that this diet is actually a perfect example of the Mediterranean diet. So this is an interesting slide because many times we are asked what in the clinics, like what like the main reason that patients come to us is like what kind of diet should we use to lower our creatinine level, to treat our kidney disease. Because diet is actually very important because we are actually what we eat. And there has been an old saying that says like, tell me what you eat and I'll tell you what you are. So this will be the outcome of my presentation. I'll talk about the guidelines, and the CKD patient or chronic kidney disease. I'll talk about the advantages of Mediterranean diet in the general population, and then I'll highlight the potential benefits of Mediterranean diet in chronic kidney disease, and then I will highlight some potential harms, and then we'll end with some concluding remarks. So actually, the diet for so much for me to be here. It's a pleasure and an honor for me. Immune tendency is the title of the book. However, I would like to start my presentation introducing the chronic lymphocytic leukemia, the most common form of leukemia in Western world, characterized by peripheral blood lymphocytosis, more than 5,000. Diagnosis because they are a very aggressive clinical course. But why I have chosen to introduce CLL? Because it is a disease of elderly, mean age at presentation being 72 years, because it is characterized by an immune dysregulation, and because our more recent work in our lab as focused on biological, clinical, and prognostic features of CLL, mainly immune dysregulation, such as immune complications and prognostication. So they are able, their number is able to predict the first time to treatment in a very early stage disease. And it means future. We have this type of medical specialist more than 100 years, and we have 4,000 this specialist. If we think one specialist 1,000, it's 40 million people. And 100 million people lived in the city, in the town, and have some another system. We have a polyclinic. Each of it have not only general practitioner, but and specialized cardiologist, neurologist, and other. Because it's difficult problem. How we have a good
good general practitioner in the remote territories. And now we have telemedicine, we have short time education system, and it le vostre
Buongiorno a tutti. Sarò veramente telegrafico, come mi ha già suggerito l'amico. La mia presenza qua non è di tipo scientifico, ma di tipo istituzionale. Come direttore provinciale della sanità pubblica, anche a nome del direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Salerno, che è una delle più grandi d'Italia, pensate che sono nella nostra azienda 7.943 dipendenti. Avete capito bene? 7.943 dipendenti. Vi do il benvenuto in questa meravigliosa terra del Cilento. Gli argomenti che state trattando qua e termino, stamattina sono stati presentati nel corso della presentazione del catalogo che la ASL offre a tutta la provincia per i prossimi interventi di promozione della salute, e i primi quattro progetti riguardano proprio un'alimentazione sana, un'alimentazione a chilometro zero, un'alimentazione controllata. Questi progetti saranno divulgati nelle scuole inferiori e superiori della provincia di Salerno, proprio per collegarci a questa ovviamente tradizione che viene fuori dal Cilento ed è legata a quei prodotti che voi tutti conoscete e che sono stati pubblicizzati anche dai nostri amici centenari. Grazie della vostra presenza. Good morning, I am the restorer, make restoration of frescoes of the convent. Just really a few news, history news about the convent that you are going to visit. The convent of San Francisco stood outside the wall of the ancient center along the road from Cucara to Roframo. Above Park John 22, given the beginning of construction in November 1320. The environment is certainly more important than the whole complex, the one from which even archaeological investigation show us. The history of the convent has started is without any doubt in the internal chapel. Located on the ground floor near the top cluster. In the past, the Franciscan monastery stood next to an old religion structure dedicated to Saint John Baptiste, which was later incorporated of the year. Today, archaeological investigation validated these thesis, as it has been shown that the eastern perimeter wall of the chapel, on the, which the altar rests, can be dated on the first half of the 13th century after Christ. Of course, that's also thanks to the ceramic material found. The reason for which the convent was built are the relics of the Holy Wood of the Cross of Christ brought in that time to Cucaro and now preserved in the chapel of the relics that you can find down the square in Cucaro. The restoration has returned the picture decorative apparatus, a Siglo Francisco's that happened between the second half of the 16th and the first half of 18th century. We have some fragment of frescoes inside some around. There are women and men representing two important noble figures of this time. I cannot tell you more about this because archaeologists are still studying and are writing a book that will open for the first opening of this place, of the convent. Because you are very lucky, you are the first people I'm going to see for the first time the convent. Because we didn't do
first offering. And what I can tell you, the structure was subject to restoration and consolidation work around the middle of 18, which particularly interested the second floor. And then